Mancanza di segnaletica, alta velocità e scarsa manutenzione sono le problematiche principali della statale fiorentina, che da Pistoia fino a Quarrata è di competenza comunale. Ultimamente, all'ingresso della frazione di Bottegone, troppo spesso si verificano collisioni che rischiano di trasformarsi in incidenti ancora più gravi. All'incrocio con via del Malallevo, chi viene da Pistoia, che prende e gira, o persone che escano da via del Malallevo, dalla Fiorentina, venendo da Pistoia, sorpassano chi si affaccia su via del Malallevo per uscire e andare verso Pistoia. È successo mille volte che succede incidenti, anche due o tre al mese certe volte. Come vediamo nella foto che ho fatto personalmente quando è successo questo incidente, che è stato sabato, c'è una gelateria di fronte, ragazzi che sono a prendere il gelato, che magari persone, macchine che vanno sparate su questa strada provinciale fiorentina, non ci si vive più. Chi viene anche da via Malallevo dovrebbe avere lo specchio lì per non sporgersi, anche per arrivare a vedere, per buttarsi, insomma bisogna un pochino venire avanti con le macchine e succedano questi incidenti tremendi. Manca tutta la segnaletica, non c'è una striscia continua. In una strada in cui passano anche molti mezzi pesanti. Sì, passano molti mezzi pesanti perché avendo tanti vivai vicini e quindi passano tanti tir, passano tanti camion. Qui vediamo la segnaletica che puntualmente viene distrutta e rovinata dai camion. Questa è una strisciata causata da un camion su una facciata dell'abitazione. Un altro problema è che via Casone dei Capecchi è in senso unico da diversi anni, però continuano a venire le macchine in senso inverso. E continuano a venire le macchine contro mano tutti i giorni, si può dire, per chi anche l'altra settimana, io abitando qui, e anche l'altra settimana mi sono inserita nella strada e puntualmente ci ho trovato una macchina che mi veniva contro mano. Qui siamo in via del Malallevo, davanti a via Casone dei Capecchi, altra problematica? La strada che non ha marciapiedi. Noi veniamo a piedi su via di Malallevo e cosa succede? Bisogna stare attentissimi che una macchina che gira non ci prenda e ci metta sotto, perché ci sono le fosse. Successo che tempo fa una signora l'hanno buttata in fossa, perché? Perché due macchine si scontrano, perché la strada è a doppio senso e noi bisogna stare a ridosso della fossa. Anche questo grosso problema per noi.